interessante. Che bello! Benvenuti ragazzi, e siccome mi avete chiesto spesso di portare Terraria moddato, io vi porto Terraria moddato, però è Minecraft con Terraria dentro. E ho selezionato tre mod, in particolare Terraria Materials per la 1.12, TerrariaCraft sempre per la 1.12 e TerraCraft Journey per la 1.16.5. Andiamo quindi a vedere se queste mod sono abominevoli o c'è qualcosa di interessante, partendo subito con TerraCraft Journey. Ok, ecco qua il solito schermo rosso che ti brucia le retine ogni volta che devi caricare una roba moddata. Si può levare sta roba o so io? Vabbè. Ma certo, falla anche più grande, tanto io 2 o 3 in più o meno che cambia, no? New World. Fran Roberto. Cosa? Non ho capito, procedi. Che cos'è sta cosa? Sarebbe la corruzione? Cioè sarebbe Ebonstone? Questa sarebbe la pianta della corruzione che non puoi neanche rompere, a quanto pare. Già iniziamo malissimo. Vai via. Cioè sia Crimson che corruzione. Io sono spawnato proprio nel centro. Perfetto. Ah sì, la mia skin è Sirius Sam, perché è ovvio che è Sirius Sam. Oh, bella sta generazione. Sì, uguale a Terraria proprio. Uguale. Oh Gesù. Vicious Mushroom, not nice. Ma chi l'ha fatto, un albanese sta mod? Bene, certo. È proprio lì che mi aspettavo di trovare dei funghi. Madonna, che brutta cosa che sono piccoli, ma c'è l'animazione che devi rompere tutto quanto. It Rex of Death. Rex, è una parola? È una parola, Rex? No, vabbè. Ma si è appena girata la testa, tipo. Ma è una cosa orripilante, che è sto mostro? Ok, che roba fai? Merciante? Che sta pisciando su un fungo. Oh, attenzione. Su quelle d'argento dice che puoi utilizzarle per comprare la roba. Quelle d'oro no. Sei ricco, ma non puoi utilizzarle. Solo funghi. Funghi e mercanti. E questo vende le stesse cose. Penso siano tutti uguali, credo. Io faccio così. Andiamo a vedere in creativo. Pilastri. Perché ci sono pilastri? Che è Sky Altar. Skype. Ma che roba è? Port Wand. Mossi. Ma che è sto schifo? Fake Birch Slab. Scusa? Perché dovrebbe essere finto? Cosa sta roba? Star Fury. Interessante. Big Stone Brick. Ma perché? Ma qual è il senso di sta cosa? Attenzione. Attenzione. Che è sto schifo? Darkcaster Show. Ma che è sto schifo? Ok, vediamo. Space Gun. No, non fa niente. Devo usare il tasto destro per qualche motivo. Perché devo usare il tasto destro? Forse perché sono credi. Ma perché cade il colpo? Vabbè. Bust Statue. Fa pure un po' di luce. Ok, devo dire che però, dai, va bene. Onid Goggles. Cazzo di paura? È raccapricciante questa cosa. Cosa sta succedendo? Si sta sgonfiando, attenzione. Sta Fury. È la Madonna. Scusi? Allora, proseguiamo con TerrariaCraft. Questo forse è un po' più famoso, è della 1.12. Sta succedendo un sacco di roba. Sì, scendere. Ti levi, per favore? Vorrei leggere, ok. Wow, sono curioso. Crea un nuovo mondo. Lo chiamiamo Cratere I. Oh!
Io ero convinto che ormai non ce la faceva più. Cosa diavolo sta succedendo? Innanzitutto la sensibilità del mouse, per favore. Abbiamo l'inventario di Terraria. Ho appena tolto anche l'auto jump, ma mi sale da solo i blocchi. Oh Gesù. Ma salto altissimo, salto almeno due blocchi. Guarda, ma dai, ma pure le... Stavo per dire mortadelle, però no, so farfalle. Ma dai, ma pure le... Ok. Ma non mi dica è come Terraria. Yes. Volume altissimo. No vabbè. No vabbè. Pure i vermi. Non puoi rompere oggetti senza strumenti. Ha senso, ha senso. Ok, tu fai cagare. Ti sto indicando con un dito di rame. Ok, pensavo che era tipo teletrasportato via. Bella la workbench. Uova. Torce. Ma dai, ma c'hai gli stessi crafting di Terraria. Immagino che la terra a questo punto la scavi col piccone. Sì, come Terraria, ok. Ma guarda che bello. Ok. No, vabbè, ma c'è un buco enorme. È una casa. E che è sta roba? Piombo. Io sto pensando ci potrei fare una serie su sta robetta qua, eh. È un funko? È un pot. È una pot. No vabbè, ci sono pure le pot. Ma che bello, c'ha pure l'animazione. Ragnatele. Raga, sta cosa è bellissima. C'ho un po' di cash, ma... le corde. Molto bene. La gold chest. Oh, torce, perfetto. Silver... Ah, peccato che non ci sono i tasti e l'inventario. La recall potion, ma raga, ma c'è tutto. Così. No. Ola. Un pelo overpowered. Però già sento gli zombie. Demonai. Terrore. Sì, in effetti se saltavo normale come Minecraft era ingiocabile. Piazziamo una workbench. Guarda, puoi fare anche la sedia, ma soprattutto se ci puoi sedere. Fornace, subito. Wow, ma è fighissima. Ma è enorme anche. Ma guarda che bella. Ok, e sicuramente dobbiamo fare l'incudine. Mi ha preso un infarto. Il fatto che è sta roba. La guida. Orripilante, ma... Wow, pure happiness c'ha. Help. Ok. Allora, infine apriamo la ultima e terza mod di oggi, Terraria Materials, anche questa per 1.12, in realtà non so se è aggiornata anche per altre versioni, però... Iniziamo innanzitutto con gli strumenti di rame. Oh, ecco qua un po' di oggetti nuovi, abbiamo gli Hallowed Ingot, Test Item Soul, credo che ci sia un problemino lì, Excalibur, Hallowed Pickaxe, che non esiste, Hallowed Axe, che non esiste, Hallowed Shovel, sono un po' a caso... Allo sblocco, quindi sono anche sono ispirati a Terraria, però non sono necessariamente originali. La Glorofight ci sta, devo dire. Il cobalto no, questo è uguale ai diamanti, non vedo perché dovrebbe essere cobalto. E quindi l'armatura Allowed aumenta velocità. Questo ti dà una protezione random. Stessa cosa il chestplate. E stessa cosa l'elmetto. Interessante. Che bello! Ok, ho esplorato abbastanza per cercare di vedere se ci sono dei biomi diversi o qualcosa di nuovo, però non mi sembra il caso, non a occhio, quindi è qualcosa di un po' più restrittivo, diciamo, non è abbastanza esteso. Va bene, comunque io direi, dopo quella incredibile armatura, possiamo concludere qua. Fatemi sapere qual è la vostra mod preferita da queste tre e ditemi quali giochereste voi onestamente o cosa vorreste da una mod di Terraria dentro Minecraft, perché è un concetto abbastanza interessante alla fine. Noi ci sentiamo alla prossima, rimanete seri e fatemi sempre sapere se ci sono delle mod, qualcosa che può essere interessante per un video, qualcosa che potrò controllare per conto mio.